Sanremo 2018, dal dopo festival al volo, tutte le novità della 68esima edizione. Dal 6 al 10 febbraio 2018 andrà in onda in prima serata su Rai 1 la 68esima edizione del Festival di Sanremo. Ci sono novità per quanto riguarda il dopo festival che non sarà più a Villa Ormond, ma tornerà al Casinò. La vecchia location era troppo decentrata rispetto al Teatro Ariston e così si torna alle origini. Ancora non ci sono novità sulla conduzione. Per quanto riguarda gli ospiti della kermesse canora di Mamma Rai invece sembra essere certo il trio Il Volo. Il settimanale TV, Sorrisi e Canzoni sembra confermare Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble sul palco del Teatro Ariston come special guest. Sarà davvero così? L'unica certezza riguarda i nomi dei papabili finalisti che vedremo nella categoria Nuove proposte. Sono 145 gli artisti ammessi alla fase finale di Area Sanremo 2017 dei prossimi 24, 25 e 26 novembre che si svolgeranno al Palafiori di Sanremo di fronte ad una commissione composta da Stefano Senardi, Massimo Coppo, Maurizio Caridi, Antonio Vandoni, Franco Zanetti, Maurilio Giordana e Amara. Inoltre sono 69 gli artisti che verranno giudicati e solo 12 saranno protagonisti di Sarà Sanremo. Io e i membri della commissione selezionatrice, ha dichiarato il direttore artistico Claudio Baglioni, abbiamo ricevuto un numero davvero molto alto di proposte da esaminare, riscontrando con entusiasmo e favore una grande vivacità creativa e un'appassionante varietà di stili musicali e poetici. È stato davvero difficile valutare e scegliere tra così tanti progetti di valore e, purtroppo, alcuni brani e interpreti interessanti sono rimasti indietro. Anche per questo abbiamo deciso di portare da 60 a 68 gli artisti giovani da riascoltare nelle successive audizioni dal vivo, 68 come la prossima rassegna del Festival di Sanremo alla quale stiamo lavorando.